Ed eccoci alla seconda e ultima parte della puntata di oggi dei vostri soldi, si parla di tasse. Il mese di giugno abbiamo lasciato, ma solo per poco, poi ci ritorniamo, il 7.30 precompilato e iniziamo invece la nostra analisi su TASI e IMU. Siete pronti per il pagamento della prima rata entro il 16 di giugno? Se sono pronti i nostri ospiti, subito la presentazione con noi Federica Mantegari, sempre graditissimo il ritorno della nostra esperta, ma che è responsabile formazione ACLI Milano dei servizi fiscali. Ben ritrovata Federica. Grazie come sempre dell'invito. Rappresenta l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, un altro graditissimo ritorno davanti alle telecamere dei vostri soldi, quello del dottor Massimiliano Sironi, presidente della Commissione di Diritto Tributario Nazionale proprio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Ben ritrovato. Buonasera e grazie per l'invito. Federica, cominciamo. Giugno vuol dire TASI e IMU, tutto pronto per il 16 di giugno, ma soprattutto ricordiamo chi deve pagare entro questa data, non bisogna aspettare il 16, entro il 16 giugno, e soprattutto se abbiamo già le aliquote. Una buona notizia, lo sottolineavano anche i giornali economico-finanziari, è che non ci sono delle nuove regole rispetto all'anno scorso, e nel mondo delle tasse non è poi così da poco. Prego Federica. Allora, devono pagare l'IMU e la TASI i soggetti che sono o proprietari di un bene immobile oppure vantano un diritto reale come per esempio l'usufrutto e il diritto d'abitazione. Quindi dal punto di vista dei soggetti che sono obbligati al pagamento non ci sono delle variazioni rispetto agli anni precedenti. Quindi chi pagava l'IMU e o la TASI perché era proprietario di un'unità immobiliare anche quest'anno dovrà provvedere al pagamento. Una facilitazione, una semplificazione rispetto a quello che è stato un po' il problema principale dell'anno scorso e quindi anche tutte le proroghe che nel tempo ci sono state, è sostanzialmente che quest'anno la situazione è chiara fin dall'inizio. Il 16 di giugno si paga l'acconto. L'acconto si può tranquillamente calcolare sulla base delle aliquote dell'anno 2014. Quindi se anche il comune, come la maggior parte dei comuni, non avesse ancora deliberato le aliquote del 2015, si potrà tranquillamente pagare usando le aliquote del 2014 e pagando il 50% dell'importo che viene determinato. Quindi fammi capire bene, a me basta andare a prendere l'F24 del 2014, il totale che avevo pagato, quindi sia quello di giugno più quello di dicembre, divido in due e so quello che devo pagare entro il 16 giugno, è corretto? Semplificando in maniera eccessiva e giornalistica, esatto, sì, nel senso che bisogna però avere l'accortezza di verificare che la situazione per la quale si era pagato nel 2014 l'IMU e la TASI non sia cambiata nel 2015, cioè se io nel 2015 ho una casa in più o una casa in meno in quel comune, è chiaro che questo calcolo non sarà quanto pagato nel 2014 diviso 2, ma dovrò fare il calcolo per la situazione del 2015 con le aliquote del 2014 e pagare il 50% di questo importo. Noi, per semplificare, visto le innumerevoli scadenze che in questo periodo ci sono, stiamo procedendo ad elaborare la TASI o l'IMU proprio sulla base di questo principio, senza andare a verificare se il comune ha deliberato o meno le aliquote. Poi cercheremo di capire meglio il discorso dei comuni. Invece l'IMU, per questa è la TASI, e l'IMU invece chi la deve pagare? Federica. I soggetti che sono tenuti al pagamento della TASI sono sostanzialmente, dal punto di vista dei soggetti passivi, gli stessi soggetti, con una differenza che nella maggior parte dei comuni la TASI è sull'abitazione principale, mentre invece l'IMU è su tutte le altre unità immobiliari. Ci sono però dei comuni che hanno previsto per le unità diverse dall'abitazione principale sia l'IMU sia la TASI, quindi bisognerà poi valutare comune per comune qual è la situazione, qual è la decisione che il singolo comune ha adottato. Bene, abbiamo tentato di semplificare, però poi non è così semplice la situazione. Allora, chiedo subito al dottor Sironi, ma non ci eravamo lasciati nel 2014 dicendo che il caos, ricorderete, non c'erano ancora le aliquote, non si capiva bene chi doveva pagare, perché si pagano sia i proprietari che gli inquilini, però avevano detto i comuni nel 2015...
manderanno a casa il bollettino precompilato, un po' come il famoso 730 precompilato. Bollettini non se ne sono visti? No, bollettini non se ne sono visti, o meglio, se ne sono visti alcuni in alcuni comuni, poi i comuni sono andati un po' in ordine sparso perché alcuni comuni li hanno resi disponibili sul sito internet, qualche altro comune lo spedisce dietro richiesta, qualche altro comune ancora non lo spedisce, soprattutto sto parlando dei bollettini TASI evidentemente. C'è da dire che l'IFEL, che fa parte della Fondazione ANCI, ha rilasciato una nota qualche tempo fa dicendo che l'obbligo, ancorché previsto dalla legge, di spedire i bollettini a casa non è operativo perché di fatto mancano ai comuni alcuni dati, cioè alcuni dati non sono ancora stati allineati, perché la dichiarazione TASI, che deve essere spedita il 30 giugno, scade dopo il versamento della TASI, che è il 16 di giugno, e quindi non c'è ancora l'allineamento tra i dati catastali e il comune e chi occupa ai fini TASI un dato immobile, e quindi ci sono tutta una serie di questioni per cui è impossibile praticamente per i comuni inviare i bollettini TASI, o quantomeno possono inviarli, ma è, il mio consiglio è controllateli molto molto attentamente, perché non è detto che rispecchino la vostra situazione di fatto. Sono pochissimi cittadini, credo Bologna sia una delle poche città tra le grandi città che ha inviato il bollettino, però i nostri amici di Bologna diamo quindi il consiglio che ci arriva dal dottor Sironi. Altro argomento che aveva fatto versare molto inchiostro, vero Sironi, era l'IMU sui terreni agricoli. C'era l'esenzione, non c'era l'esenzione, bisognava pagare una certa aliquota. Allora, è chiaro adesso per chi ha un terreno agricolo quanto deve pagare? Cosa succede al 2015, già al 16 di giugno? Sì, è chiaro, nel senso che adesso abbiamo due tipi di elenchi. Abbiamo un elenco, parliamo sempre chiaramente in termini di esenzione per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Quindi questo, il requisito soggettivo, primo requisito da verificare affinché io possa godere dell'esenzione, è evidentemente il requisito soggettivo che ho appena detto. C'è poi un requisito oggettivo, bisogna andare a verificare su un elenco dell'Istat, che si può rintracciare online, se il terreno è ricompreso tra i terreni montani o parzialmente montani. Attenzione che qual è la differenza? Parzialmente montani sono i terreni che non sono considerati totalmente esenti, quindi sono considerati per una parte esenti e quindi pagano una parte di IMU evidentemente. C'è poi un altro elenco, che invece è un elenco allegato a un decreto, che indica quali sono i terreni agricoli che possono usufruire della detrazione dei 200 euro. Quindi anche qui il consiglio è, prima di considerare un terreno come totalmente esente, parzialmente esente, bisogna verificare la propria situazione di fatto, ma questo è abbastanza semplice, se uno è un agricoltore iscritto alla previdenza agricola evidentemente lo sa, ma soprattutto andare a compulsare gli elenchi dei comuni e vedere in quale di questi elenchi si trova per poi gestire la tassazione ai fini IMU. Cioè, bella complicata la situazione ancora. Beh, diciamo che la fiscalità locale è stata molto vivace negli ultimi anni e in effetti il risultato di questa vivacità lo vediamo nelle norme che si susseguono, lo ricordava prima anche la collega, evidentemente ci sono queste norme che si susseguono anno per anno e evidentemente non c'è mai un punto fermo. Eravamo abituati a ragionare sull'ICI e sull'IMU, che dal 93 al 2013 meno male aveva mantenuto l'impianto stabile, adesso ci troviamo ogni anno a gestire delle piccole novità. Che sarà la local tax nel 2016, Sironi? Sì, esatto. La local tax nel 2016 sarà ancora tutta da scoprire. Però ricordiamo, per concludere la parte su TASI e IMU, Federica, ricordava giustamente Sironi che c'è 200 euro della detrazione, che questa è una cosa che noi avevamo con l'ICI, c'è ancora, come funziona la detrazione? Il discorso delle detrazioni è lasciato alla libera determinazione dei comuni e quindi il comune potrà decidere se e in che misura riconoscere una detrazione e eventualmente in aggiunta a questa detrazione anche una quota di detrazione nel caso in cui nell'immobile abitino i figli dei figli. Chiaramente queste detrazioni spettano solo ed esclusivamente nel caso in cui l'unità immobiliare sia l'abitazione principale. Diverso poi invece il discorso dei terreni agricoli, ma è un caso ampiamente
giustamente già analizzato dal dottor Massimiliano Sironi. Lasciamo il caso della TASI e dell'IMU, su cui ovviamente torneremo la prossima settimana nella sezione tasse, e invece apriamo il capitolo 730 precompilato, che ormai è ospite fisso nella nostra sezione. Come sta andando? Ormai è passato un mese da quando gli italiani potevano inviare all'Agenzia delle Entrate il loro 730, modificarlo. Abbiamo delle statistiche nuove, Federica? Diciamo che i dati più recenti, almeno che mi risultano, sono quelli rilasciati dal Presidente della Consulta dei CAF, che ha detto sostanzialmente che ad oggi risultano circa 500.000, poco meno di 500.000 dichiarazioni trasmesse direttamente dalla contribuente, mentre invece i soggetti che si sono rivolti a un CAF ammontano circa 11 milioni. Ricordiamo che la platea dei soggetti interessati alla precompilata era di circa, dai dati che aveva fornito l'Agenzia delle Entrate, circa 20 milioni di persone. Diciamo mancano che 8 milioni e mezzo all'appello, mi sembra. Sì, diciamo che ne mancano 8 milioni e mezzo. È anche vero che manca di fatto ancora un mese, perché comunque abbiamo la scadenza del 7 di luglio come scadenza ad oggi definita. In realtà c'è in discussione una richiesta di una possibile proroga al 14 di luglio per cercare di intervenire, di avere una settimana di tempo in più anche per tutte quelle situazioni nelle quali la dichiarazione precompilata presenta degli errori, non diciamo per colpa del contribuente ma per colpa della stessa Agenzia delle Entrate o dell'ente che ha trasmesso i dati della CU. Andiamo a capire con il dottor Massimiliano Sironi che fine stanno facendo gli 8 milioni e mezzo che non hanno ancora inviato e non si sono rivolti ai CAF. Sono venuti da voi, dottori commercialisti? Ma qualcuno probabilmente è venuto da noi, nel senso che poi qualcuno sceglie anche di fare l'unico che non è il 730, quindi in realtà diciamo che secondo me la stima originale dei 20 milioni che aveva dato l'Agenzia delle Entrate era una stima che comprendeva i soggetti potenzialmente interessati da 730 precompilato. È chiaro che il 730 precompilato, l'abbiamo detto anche precedentemente la volta scorsa, funziona dal punto di vista dell'architettura informatica. Quello che funziona meno, ahimè, è la semplificazione su tutto, ripeto, la giungla di detrazioni, deduzioni che oggettivamente creano alcuni problemi. I quesiti che arrivano da noi è: mi spetta la deduzione, mi spetta la detrazione, ma anche quesiti di persone che vogliono magari una prima informazione. Ah, che percentuale di errori voi come dottori commercialisti dal suo studio, ma anche parlando con i colleghi, state riscontrando nel 730 precompilato? Dunque, dare una cifra secca è un po' complicato, nel senso che poi dipende proprio dalle situazioni. Diciamo che abbiamo riscontrato diverse tipologie di errori, tutti gli errori che sono apparsi sulla stampa specializzata. C'è stata una questione sulle colf, appunto, la stavo dicendo, che per stessa missione dell'agenzia sono errori dovuti probabilmente anche alla fase sperimentale, cioè di fronte, perlomeno questa è la mia impressione, di fronte ad un sistema di disposizioni così complesso diventa difficile in via sperimentale, quindi il primo anno, caricare correttamente tutti i dati nel rispetto delle norme di legge, quindi si rende necessario sempre un'elaborazione da parte del contribuente dei dati del 730. Anche qui vale quello che abbiamo detto prima: il 730 precompilato è un'innovazione dal punto di vista informatico. Sono rarissimi i casi in cui si può accettare un 730 criticamente, cioè lo si apre, si controlla e si chiude. Bisogna sempre, bene o male, intervenire. Il caso che è il caso tipico, ad esempio, è quello delle spese mediche, ma anche questo. Quindi in realtà siamo in una fase sperimentale, siamo ancora un po' lontani dall'obiettivo di avere una precompilata che viene aperta, letta e accettata acriticamente. Non è diminuito il lavoro, quindi, Sironi? No, anzi, direi che da un certo punto di vista è aumentato. La stessa cosa vale anche per voi? Assolutamente sì. Nel senso che già solo dover gestire la delega per l'accesso alla precompilata con tutti gli adempimenti del caso porta via un po' di tempo lavorativo, e questo poi l'accesso non è immediato, perché è sempre presentiamo la richiesta e poi ci viene data nel giro di qualche giorno la precompilata del cliente, quindi diciamo che la semplificazione per quanto ci riguarda non ha sicuramente determinato una diminuzione nel carico di lavoro.
Tutto chiaro, è molto interessante, visto che invece l'obiettivo era proprio quello di rendere autonomo il contribuente. Ricordiamo che sono anche le altre scadenze del 16 di giugno, perché non c'è solo IMU Tasi, prima ha citato l'unico il dottor Sironi, ma c'è l'IRES, c'è anche molto altro, c'è la Resecca. Ci puoi fare un po' rapidamente un punto, Federica? Diciamo che il 16 di giugno è ormai storicamente la data nella quale ci sono tutta una serie di scadenze fiscali, è anche comunque una data nella quale ormai i contribuenti sono anche abbastanza abituati a questo, diciamo, tax day. Quindi il 16 di giugno scade, come dicevamo, l'IMU e la Tasi, ma scadono anche tutte le imposte senza la maggiorazione per quei soggetti che per scelta o per obbligo o per necessità presentano il modello unico. Come tutti gli anni, molto probabilmente anche quest'anno, ne parlavamo prima, un attimo prima dell'inizio della trasmissione, ci sarà molto probabilmente la proroga ai primi giorni di luglio per quei soggetti titolari di partita IVA che sono obbligati ad utilizzare il modello 730, ma che devono anche presentare gli studi di settore che sono stati approvati alla fine di maggio, quindi con tempi troppo a ridosso della scadenza di pagamento, e quindi è probabile che per queste tipologie di soggetti si vada a una proroga per il pagamento senza la maggiorazione al 6 o 7 di luglio, se le scadenze sono quelle degli anni precedenti. Rimane invece fissa il termine per pagare senza la maggiorazione per tutti quei soggetti che non sono titolari di partita IVA e che decidono di presentare il modello unico. Tutto chiaro, insomma, da segnare davvero sul calendario la data del 16 di giugno. Proviamo a dare una risposta rapida alla signora Francesca. Dottor Sironi, ci dà una mano? Sì. Francesca dice: vivo con mio figlio nella casa che il giudice mi ha affidato dopo il divorzio. Devo pagare la Tasi pur non essendone proprietaria dell'immobile? Domanda molto interessante. Allora, dal punto di vista dell'IMU, questa è considerata come abitazione principale e quindi è esente da IMU, non è soggetta a IMU perché è abitazione principale. Conseguentemente, fermo restando che va letto il regolamento comunale in materia Tasi, è soggetta a Tasi. Quindi la Tasi la deve pagare lei, sì. Non l'ex marito che è proprietario. La devono, probabilmente se la devono dividere la Tasi, cioè una quota l'ex marito e una quota lei. Comunque la Tasi è dovuta. La Tasi è dovuta. Federica, vuoi aggiungere qualcosa? Diciamo che nella maggior parte dei casi poi l'obbligo viene posto a carico di chi poi in concreto utilizza l'unità immobiliare, per una questione anche di assegnazione dell'unità immobiliare. Poi bisognerebbe andare a leggere anche il provvedimento di assegnazione per capire bene come dovrà essere ripartita, però sicuramente la Tasi deve essere pagata, e dovrà essere pagata anche se la persona non è proprietaria, proprio in virtù del fatto che ha l'utilizzo di un bene immobile. Questa era la risposta per la nostra amica. Io voglio ringraziare entrambi gli esperti che ci hanno fatto compagnia anche nella sezione delle tasse. Grazie a Federica Mantegari, che ricordo essere responsabile della formazione ACLI Milano Servizi Fiscali. Federica, prestissimo. Non mancherò. Grazie al dottor Massimiliano Sironi, che ci ha fatto compagnia sempre nel mondo delle tasse, rappresenta l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, lui è presidente della Commissione di Diritto Tributario Nazionale. Grazie davvero, dottor Sironi. Grazie a voi, buonasera. Se avete tempo e voglia di rivedere la puntata di oggi, andate sul sito di teamvision.tv oppure scaricate gratuitamente la app di Team Vision. Siamo nella sezione video free, tutte le puntate della nostra trasmissione I Vostri Soldi, la prima trasmissione televisiva interamente dedicata ai temi della finanza personale, sono contenute anche sul sito di milanofinanza.it. Domani torneremo sul mondo dei mutui, i tassi non sono mai stati così bassi, ne parliamo domani.